E andiamo ragazzi, un applauso generale con un sound adeguato. Sono trascorsi quasi 45 minuti da quando Luigi Vivian, vincitore dell'edizione 2022 della Mezza del Brenta, ha tagliato il traguardo, ma poco importa. Il vero protagonista della competizione podistica bassanese, arrivata quest'anno alla sua 17esima edizione e che ha visto la partenza 670 podisti, è sempre lui, Sammy Basso, che con i suoi immancabili Sammy Runners ha affrontato ancora una volta i 21 km della corsa sulla ormai mitica Jolette. Dopo la terza si chiama tradizione, infatti questa è la quarta per noi Sammy Runners, dunque siamo qui anche quest'anno nonostante tutto. La mezza bassanese per Sammy e compagni è stata una delle tappe di avvicinamento all'appuntamento più atteso, quella maratona di Venezia già affrontata nel 2016 e prossimo traguardo da tagliare, anche se ammette Sammy la vera felicità più che l'arrivo è quella che si vive durante il percorso. Più che il traguardo in sé è proprio la strada fatta insieme. La strada che comincia non all'inizio della maratona, della mezza maratona, ma anche a tutti gli allenamenti, i ritrovi, le decisioni. Dunque è proprio un lavoro fatto assieme e poi devo dire che ci si diverte sempre tantissimo, anche correndo. Io ancora di più perché non faccio fatica.